Allora, ora siamo qui da Subida di Monda in presenza di Andrea Antonutti, che presumo sia il titolare. Sì, sono il titolare dell'azienda Subida di Monda, che si trova sul Coglio. Siamo proprio nel centro del cuore del Coglio, quindi siamo a Cormons, un'azienda che è nata nel 1972 dal papà, adesso siamo mio fratello ed io che la portiamo avanti. Quest'anno il Vinitaly com'è stata per la vostra cantina? Diciamo che comunque il Vinitaly è sempre un punto d'incontro per ritrovare i vecchi clienti, consolidare vecchi contratti e quant'altro. Quindi diciamo che lunedì e martedì è stato quello più intenso, dove si è lavorato molto bene e abbiamo avuto anche dei nuovi, delle nuove cose, nuovi contatti. Per dare un'idea a chi ci sta vedendo adesso in questo momento, quanti ettari è la cantina? Allora, noi abbiamo 9 ettari di proprietà e sono tutti accorpati attorno alla struttura aziendale e produciamo 45.000 bottiglie all'anno. E la cantina è aperta al pubblico, c'è un wine shop, la gente può recarsi presso di voi? Allora, abbiamo all'interno della cantina abbiamo una bella sala di degustazione dove è aperta ovviamente anche al pubblico. Per fare delle degustazioni sarebbe sempre meglio prenotare, magari andando sul sito trovate anche dopo le mail e i contatti telefonici per avvisarci. E gli orari sono dalle 8 di mattina alle 18 di sera. Allora, per dare un'idea di come è costituita la cantina, perché nel sito ovviamente ci saranno le immagini, ci saranno anche i riferimenti telefonici, certo. Qual è il sito? Il sito è www.subidadimonte.it. Perfetto, grazie. Grazie a voi.